Ben ritrovati a tutti e grazie, non un grazie dovuto, non un grazie retorico, ma un grazie in un periodo di disaffezione, di astensione, grazie a chi ci ha messo la faccia, grazie a chi si è candidato, grazie a chi ha fatto campagna elettorale, grazie a chi ci ha votato, in bocca al lupo a chi ha vinto e farà il sindaco, farà l'assessore, farà il consigliere di maggioranza onestamente, efficacemente, ma preparandosi alla battaglia. Buon lavoro a chi ha perso, ma già ne ho sentiti parecchi, ha voglia comunque di lavorare subito, fin da domattina, per fare un'opposizione seria in mezzo alla gente che ascolta, intelligente, per rivincere fra 5 anni. E poi chiediamoci dove abbiamo sbagliato, perché la metà della gente non è andata a votare, perché quelli sono voti potenzialmente leghisti. Che invece noi non siamo in grado di intercettare. Non voglio fare come Grillo che dice che è colpa di chi vota che non capisce un cazzo. No, la colpa è nostra, evidentemente, che non ci spieghiamo abbastanza bene. Sono ottimista, ci tengo a dirlo, non per mestiere, ma perché penso che dalla regione arriveranno quelle risposte concrete che piano 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 torneranno a dare fiducia e a riportare alle urne chi invece si è allontanato. E poi al lavoro. Quest'anno hanno votato 92 comuni in Lombardia, in alcuni siamo andati bene, in altri siamo andati male. Adesso analizzeremo comune per comune, voto per voto, dove abbiamo sbagliato e dove abbiamo fatto bene. L'anno prossimo, la primavera prossima, non votano 92 comuni, ma votano in Lombardia 1039 comuni. 171 in provincia di Bergamo, 135 in provincia di Pavia, 120 in provincia di Brescia. E via via, la Lega sarà presente in tutti questi comuni. Oggi siamo presenti solo nella metà di questi comuni, quindi il lavoro oggi ricomincia e certo a livello generale, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria, Emilia, capire dove si può far meglio. Laddove la Lega è stata ridotta in termini percentuali, capire come ripartire, capire se il messaggio funziona o se va cambiato. Il progetto c'è, il progetto non si tocca. Non basta parlare però di indipendenza, bisogna spiegare alla gente come ci si arriva dando risultati concreti. Quindi io non credo alle leghe 1.0, 2.0, 8, 2.0. Coloro che polemizzano e fanno gli allenatori della domenica è colpa di Tizio, è colpa di Caio, ma se, ma forse, ma quando non aiutano, la critica è giusta, i dirigenti sono i primi a doversi assumere onori e oneri, però guardando avanti. La critica è utile se guarda avanti e se dà un aiuto, se invece è una critica rancorosa, rimuginante, che guarda al passato non ci serve. Quindi grazie, guardare avanti, riflettere sugli errori, leggere i numeri, dove si è vinto e dove si è perso, capire come riportare a votare chi vede la Lega evidentemente come uguale a tutti gli altri, non godere delle disgrazie altrui, non mi interessa se Grillo ha perso di più, se il PDL ha perso di più, chi se ne frega, io sono la Lega. E voglio che la Lega vada avanti e poi prepariamoci, segnatevi sulla vostra agenda domenica 1° dicembre. Ci ragioneremo, la stiamo costruendo, una cosa grande della Lega, ma non solo della Lega. Domenica 1° dicembre, intanto da domani al lavoro. Ci sono alcuni ballottaggi da vincere, quindi riposiamo per 12 ore, ma poi via, perché la nostra gente ci chiede di esserci. Anche se non ci vota, ci aspetta. Quindi forza Lega, sempre e comunque.